Scontro al vertice alla ripresa del campionato con Brescia e Mozzanica che, appaiate in vetta, si affrontano al club azzurri ricordando l'ex presidente biancoblu Gino Corioni, scomparso in settimana prima della gara. Bertolini conferma l'11 vittorioso contro la Fiorentina, obbligata a rinunciare ancora a capitan Cernoia. Ma dopo soli 40 secondi il Mozzanica passa. Il Brescia perde palla sulla tre quarti avversaria, Scarpellini lancia centralmente Giacinti, che è più veloce di Gamma Linari e dal limite fredda Ceasar. La risposta del Brescia arriva al terzo con il colpo di testa di Girelli su cross di William sparato da Gritti. Due minuti dopo Sabatino anticipa l'estremo Robiga, ma il pallone carambola sul fondo. All'ottavo è brava Ceasar ad anticipare Giacinti in uscita bassa, ma il gioco del Brescia non riesce ad essere fluido, apparendo quasi nervoso nelle giocate, nonostante al sedicesimo le bianco-blu sfiorino il pareggio con un colpo di testa di Tarenzi che esce di poco a lato. Mele è la più intraprendente e al 17esimo ci prova da fuori, con la partita che non offre altre emozioni fino al 37esimo, quando Bonansea va al cross dalla destra su cui non arriva Sabatino e Girelli anticipata da Zanoletti sul secondo palo. Ancora Mele al 41esimo cerca di sorprendere Gritti, ma un minuto dopo che il Brescia sfiora il pareggio con un tiro di Gamma dalla lunga distanza che sbatte contro la traversa prima di essere deviato in angolo. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Mele da fuori con Gritti che fa buona guardia. L'ultimo sussulto del primo tempo lo regala il Mozzanica, punizione di Scarpellini e colpo di testa di Giacinti di poco alto sulla traversa. Il Brescia che scende in campo nella ripresa è ben altra cosa e al quinto trova subito il pareggio. Bonansea centra dalla sinistra, Sabatino non arriva sul pallone, ma sul secondo palo è Williams ad appoggiare in rete l'1-1. All'11esimo Schiavi e Zanoletti intervengono a sandwich in area su Sabatino, con l'arbitro che lascia correre, ma il Brescia preme e al 13esimo Bonansea fa urlare al gol tutto il club azzurri con un tiro dalla distanza. Passa un minuto ed è Williams, dopo aver conquistato palla a centrocampo, a lasciar partire un fendente su cui Gritti si salva con l'aiuto dell'incrocio dei pali, prima che Sabatino venga fermata per fuorigioco. Il Mozzanica risponde con una punizione di Iannella, su cui è sicura Ceasar. Mentre al 18esimo Scarpellini sul secondo palo non trova la deviazione vincente. Dopo una conclusione da fuori area di Rosucci, i ritmi della partita calano e solo nel finale le due squadre sfiorano nuovamente il gol. Al 41esimo imbeccata di Rosucci per Sabatino, con il diagonale della numero 9 che esce di poco a lato. Locatelli al 44esimo ci prova su punizione, ma è ancora il Brescia a sfiorare la rete della vittoria sempre con Sabatino, brava a superare Schiavi in velocità, ma stanca al momento della conclusione bloccata da Gritti. Pareggio che conferma in vetta la classifica delle due squadre, con il Brescia che prima dell'impegno in Champions League affronterà sabato il Südtirol.